Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo svuota la spesa. Allora, per fare questa spesa sono andata al Bennet, al Lidl e all'Eurospin. E quindi adesso vi faccio subito vedere quello che ho preso al Bennet. Allora, No. Allora, ho preso una confezione di Celentani da mezzo chilo della marca del Bennett. Questi qua sono quelli solo grani selezionati. Poi, due confezioni di evidenziatori per Manuel e Giorgia, delle ciabattine per Pia con l'unicorno numero 24. Due tavolette di cioccolato finissimo al latte perché domenica vorrei fare un dolcetto per pranzo, che vi dicevo che mi piaceva l'idea di Lucrezia la domenica di preparare qualche cosa di un pochettino più sfizioso anche come pranzo, e come dolcetto mi servirà il cioccolato. E non solo, poi una confezione di Nesquik, questa qui un po' più piccolina per Gabriele, perché così almeno se lo può fare anche magari al mattino prima di andare a scuola. Una confezione di Chipster da 7 buste. Tè al limone alla pesca, ne avevamo presi 3 e 3, ma li abbiamo già bevuti. Poi non si può. Ma perché? Poi, besciamella già pronta, perché appunto per domenica vorrei fare le lasagne e quindi così almeno faccio prima. Spaghetti e spaghettini della marca Bennett, mezze penne rigate. Aspettate, cioè, come patatine abbiamo preso 2 pacchi di Amica Chips al ketchup. Qui ne vedete solo uno, e poi Giada si è scelta queste qua, Virtual Coni di mais. Poi un pacco di Fusilli, il latte condensato che mi servirà sempre per la ricettina del dolce di domenica, carne tritata appunto per fare il ragù, e ho preso questa confezione da 6 etti, 3,12 euro, e poi questa qui sempre 6 etti, 2,83 euro. Poi questo che non avevo mai visto e allora l'ho voluto provare, gran bauletto rustico della Mulino Bianco, farina di segale, semi di girasole, sesamo e lino. Poi ditalini rigati, 2 pacchi, un altro pacco di Celentani, 2 pacchi di ditali rigati. Questo qui è quello che ha preso Pia per colazione, questo qui già erano in offerta se non sbaglio. Comunque ci sono le patatine, un pacchettino veramente molto piccolo, e poi il succo di frutta. E poi per Gabriele invece ho trovato questo qui della Fiorentini, il Merenduo, che ha degli snacchini bio non fritti più frullato di frutta. E in questo caso è di pesca, e poi ci sono, vabbè, dei triangomini. Triangomini. Boh, vabbè, comunque. E ho controllato, sono senza glutine, quindi è perfetto. E questa qui è tutta la roba che ho preso al Bennett. Non vi posso lasciare lo scontrino perché purtroppo è uscito stampato male. Quindi adesso passiamo subito alla spesa del Lidl. Allora, cominciamo con la roba del Lidl, e abbiamo preso un saccone di patate, olio di semi di mais, olio di semi di girasole, 1 e 1, poi insalata mista, una busta, 3 buste di grana padano DOP, 2 patè con pollo per i cani, di questa marca qui, Orlando Pur Taste, boh, premium dog food. E poi una con patè, sono un po' più grandi queste qua, e poi una di patè con pollo, patè con selvaggina e patè con manzo. Mi sembra che ne abbiamo prese 2 2, una. Poi sugo di pomodoro con basilico ne ho presi 2. Succo alla pera, non mi ricordo,
Gusto tropicale questo succo qui, 1. Sfoglia per lasagne, 2, appunto per la pasta al forno. Uova, 3 confezioni. Una confezione di fior di zucchero. 3 confezioni di medaglioni di merluzzo, 2 ragù alla bolognese, 3 polpettine vegetali, 2, di nuovo, 2 bottigliette di salsa di pomodoro ciliegino, devo dire che è veramente ottimo, e così da fare un sugo veloce. Va benissimo. Poi 4 confezioni di cuori di iceberg, 10 confezioni di latte parzialmente scremato di questa marca Arborea. Non l'avevo mai preso, perciò vedremo. 12 confezioni di fagioli borlotti, una confezione di gelati senza glutine di Coni, 2 confezioni di acqua Sant'Anna da mezzo litro, 12 bottigliette, appunto. Sono poi pappa per il micino, 12 bustine, riso ribe, fior di cioccolato, le gocciole praticamente, yogurt intero bianco e i funghi trifolati, champignon. Anche per me, magari da me, da condirci la pasta, perché ai bambini non piacciono tanti funghi, quindi oppure da mettere tipo anche insieme alle polpettine, vediamo, poi in qualche modo comunque li uso. E adesso metto a posto e vi faccio vedere il resto. Poi insalata mista sottile, lattughino, questi gelati di Peppa Pig, 4 barattoli di ceci, 2 brie. Due confezioni di tonno naturale, altre 3 confezioni di formaggio, succo all'albicocca, le crocomagie a fuoco alla forma della testa di topolino. Ho preso 4 pacchi di questo gran tramezzino perché l'American Sandwich non c'è, Scottex. Poi anche 2 di questo patè con manzo per i cani, olio extravergine di oliva, crocchettine per Olivia che ditemi se questa qui non ci assomiglia tantissimo. Poi succo ancora, questo qui nettare multifrutti, elace, zucchine 10, poi 4 confezioni di primo sale. 3 confezioni di prosciutto cotto a cubetti che è doppia ed è senza glutine. 2 confezioni di olive verdi denocciolate giganti, olive nere 2 e poi altri 4 di funghi trifolati. Ho preso anche queste crocchette per Oggi della Orlando, queste qui, da 10 kg, vediamo se queste qua gli piacciono. Allora, eccoci arrivati all'ultima parte per quanto riguarda il Lidl. Ho preso 4 spugne, ogni bambino è associato a un colore e quindi la spugna di quel colore lì è la sua: azzurro Emanuel, verde Gabriele, arancione Sabrina e fucsia così rosa scintillante Giada. Poi 4 avocado. Questo tris di salsicce di suino che erano in sconto e quindi le ho prese e le vado a mettere nel freezer e poi magari o ci faccio un sugo o perché questa qua secondo me è piccante, quindi vediamo un attimino che cosa farci. Comunque le utilizzerò poi per combinare qualcosa. 2 pacconi di mozzarelle. I rollini di carne suina farcito con spinaci e formaggio, 2 confezioni, cracker salati senza granelli di sale in superficie, che sono i miei preferiti, oltre a quelli integrali. E poi abbiamo preso un po' di pane. Allora, abbiamo preso pane arabo, i panini col formaggio che sono, cioè, la bontà assoluta proprio. Fatemi sapere se voi prendete pane al Lidl e se vi piace, quale tipo vi piace. Io alcuni che ho preso non ne avevo mai visti, tranne il pane al formaggio che ovviamente secondo me c'è il must del Lidl.
Poi questi qui, semplici panini rotondi che sono molto morbidi. Questi panini qui che sono veramente stupefacenti. Questi qui sono panini al latte da fare i bocconcini e sono fantastici. Veramente sono morbidissimi, è la prima volta che li prendo, ma veramente. Anche da fare magari una colazione salata, da farli portare a scuola con un po' di prosciutto, un pezzo di formaggio per dire, anche una fogliolina in insalata. Cioè, secondo me questi qua sono perfetti anche per i bambini da portare a scuola perché sono morbidissimi. Poi questo pane grande, molto morbido, e poi due baguette, una normale e una con i cereali e i semi. E basta, questo è tutto quello che ho preso. Vi lascerò lo scontrino. Ho usato alcuni coupon, alcuni sì, e anche alcune offerte di Lid Plus. E come gratta e vinci abbiamo in omaggio una Coca-Cola che poi andremo a prendere nei prossimi giorni, se non già oggi, ma non lo so. E niente, quindi adesso vi lascio lo scontrino e poi continuiamo con la spesa dell'Eurospin. Allora, eccoci qui con la roba dell'Eurospin, adesso ve la faccio vedere. Ho preso 4 confezioni di hamburger di pollo, un ombrello nero e un ombrello verde per Giorgia e per Gabriele, 4 confezioni di straccetti di soia, io li adoro veramente, sono buonissimi, una confezione di polpette di soia e una confezione di falafel con ceci. Poi 3 confezioni di alette di pollo. Allora, questa qui l'ho pagata 2,52 euro, questa 2,40 euro e questa 1,90 euro. Poi 2 pesti di questi qui della selezione delle nostre stelle che sono senza glutine. Polpettine di carne bovina, quelle surgelate. Involtini di pollo con pancetta e salvia, ne ho presi 2, questo da 2,78 euro e questo da 3,15 euro. Poi 3 confezioni di mortadella, 3 confezioni di arrosto di petto di pollo e 3 confezioni di prosciutto cotto scelto. Poi una novità, e quindi voglio, sono proprio curiosa di assaggiarli, questi burger 100% vegetali. Chissà come saranno. Poi per la merenda ho preso 2 biscotti e 2 cornetti che vengono sciolti per le bambine e per me. Io ho mangiato un cornetto. Poi i nuggets di soia, 3 confezioni di pomodoro Piccadilly, un aceto di vino rosso, olio d'oliva, aceto di vino bianco. 3 spugne, una per me, una per Maurizio e una per Giorgia. Questi filetti con spinaci e formaggio. 2 confezioni di pesto. 2 confezioni di questi hamburger di tacchino con rosmarino. 2 confezioni di cotto di tacchino con olive. Una confezione di burger di soia. E poi queste polpettine qui. A base di carne di pollame fresca di tacchino e con carne di suino. E basta, questo qui è tutto quello che ho preso all'Eurospin. Adesso vi lascio lo scontrino e io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete già visto o avete già provato questi V-burger vegetariani. Io vi mando un bacione. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! One, two.